San Giovanni Rotondo, dalla clausura. E oggi vi racconteremo anche di alcuni confratelli di Padre Pio che sono stati protagonisti di un sogno particolare che ha fatto Carmela. Ecco, Carmela ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione e ci vuole raccontare di questa sua esperienza vissuta nel 1985, giovanissima. Si trova ad affrontare una prova di vita che avrebbe segnato per sempre il suo cammino. Ricoverata al Policlinico di Bari per un intervento di scoliosi grave, aveva soltanto 13 anni, si preparava a questa sfida che avrebbe messo alla prova il resto della sua vita, non solo il suo corpo, la sua fede. Quindi immaginiamo 9 dicembre, un giorno carico di emozioni perché il giorno prima era morto anche suo nonno. Quindi entrava in ospedale con un senso anche di affaticamento emotivo, proprio perché doveva anche trascorrere le feste natalizie all'interno dell'ospedale. Quindi in più si intrecciava questo dolore non solo fisico, ma per la perdita del nonno, e poi mettiamoci nei panni di una tredicenne. Un intervento chirurgico poi stabilito che ebbe grande successo, però questa gioia iniziale si va a trasformare in preoccupazione quando Carmela purtroppo entra in coma nella notte successiva. Nello stato di incoscienza, ci racconta, lei percepiva tutto: la mamma che piangeva accanto al suo letto, tutte le amiche disperate, i familiari. Carmela andò a sperimentare questo incontro che avrebbe segnato il suo destino per sempre. Lei racconta in questo sogno di questa luce, una luce, quindi una galleria. Si trova quasi ad avvicinarsi ad essa, guidata da una forza. Lei racconta in questa lettera una forza inspiegabile. È proprio qui che c'è questo incontro con un frate che annotava sul registro tutte le persone che dovevano oltrepassare questa luce, che dovevano quindi morire, racconta Carmela. Tuttavia la presenza di Carmela non sfugge ad un altro frate, che rimase quasi stupefatto per vederla, e che era accanto a questo frate che annotava su questo grande registro. Questo frate era Padre Pio. E lei racconta, fu proprio allora che Padre Pio si avvicina e pronuncia delle parole che poi cambiarono tutto, e dice al suo confratello: lei è mia figlia adottiva. L'altro frate, ascoltando queste parole, rimase di stucco, esclamando: ma padre, che dite? E poi di nuovo ribatté Padre Pio nel sogno: non è ancora giunto il suo turno. Quindi il risveglio di Carmela. Carmela si risveglia con un grande profumo, avvolgente, era il profumo di Padre Pio, racconta, un segno tangibile di questo miracolo che ha vissuto. Anche i medici, stupefatti, consapevoli di qualcosa di straordinario che era avvenuto nella vita. Il profumo di Padre Pio che continua ad accompagnare durante il suo percorso di guarigione e oltre, fino alla sua uscita in ospedale. Questa esperienza, vissuta nel 1985, è rimasta incisa nel suo cuore come un incontro importante, un legame profondo che univa lei e il suo padre adottivo.